soprattutto amiche svapatrici, la vostra allegorica e simpaticissima papilla assoluta. E dal vostro Emmy. Oggi andremo a recensire il numero 288 della seconda versione del Gani by Vapors Mode. Che figata. Bello. Questo è, cioè, il re dei tubi. Questo è il top, il top del momento. È il top del, è lo scettro del potere. Anche io questo, insomma, purtroppo. Ma andiamo a vedere da vicino le caratteristiche tecniche di questo tubone. Bene ragazzi, andiamo a vedere da vicino questo strepitoso tubo, il Gani by Vapors Mode, la versione, la seconda versione. Dentro trovate manualettino di istruzioni, un panno per pulire il nostro Gani, che anche questo lo riponiamo, ma andiamo al prodotto in sé. Eccolo qua. Eccolo qua come si presenta nella sua confezione. Qui trovate la firma di Gianluca Cesati, il modder che ha creato questo oggetto veramente da collezione, ma non solo, perché è veramente strepitoso. È questo. Eccolo qua. Il nostro Gani. Naturalmente numero di serie in cima, perché non può mancare. Questo è il numero 288. Non so se si vede, ma si vedrà. Questo è un tubo realizzato in ottone navale con attacco 510, ricavato dal pieno, e si percepisce perché ha un peso presente. Questo è il suo tasto, che è l'innovazione e il pezzo forte di questo tubo, perché questo è un tasto estremamente innovativo, placcato in palladio, con molle placcate oro 24 carati, quindi il top del top per la conduttività elettrica, soprattutto il palladio, e forse anche per questo che è insomma dichiarato come uno dei tubi più reattivi al mondo. Ecco ragazzi, questo è il tasto del Gani visto da vicino, è veramente perfetto. C'è poco da dire, quando una cosa è fatta bene, e questa lo è. Questo è un'altra cosa molto bella, perché la regolazione del tasto, senza che naturalmente all'interno cambi nulla, quindi voi potete tranquillamente adattarlo alla vostra presa, e questa è una cosa molto 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 bella. È che sono gli unici tubi, quelli di Vapors Mode, ad avere questo brevetto, questa innovazione, perché una volta montato il tasto voi lo potete regolare a seconda della vostra presa. Lo potete tenere come un classico tubo, quindi leggermente, cioè, a pari livello, oppure lo potete svitare e tenervelo un po' più lungo. Io ad esempio mi trovo molto bene così. Continuiamo con la descrizione del tubo. All'interno ovviamente c'è una sleeve in materiale isolante, una sleeve naturalmente che, come tutti sapete, serve per non provocare un eventuale cortocircuito. Anche questa è ricavata dal pieno, infatti è molto ben realizzata. Rinseriamo la sleeve. Oltretutto questo tubo ha una cosa molto importante. Sapete che purtroppo può capitare di rigenerare in modo non troppo perfetto, e questo tubo ha una prerogativa molto molto importante. Infatti è presente un sistema molto innovativo, devo dire la verità, di espulsione automatica del tasto in caso di venting della batteria. Quindi se dovesse capitare questa cosa, il tasto si auto espellerebbe, e non è poco, perché vi assicuro che con tubi meccanici può capitare che vi rimane il contatto e non è simpatico, oppure altre cose spiacevoli. E con questo, tutte quelle cose spiacevoli sono evitate da questo brevetto veramente strepitoso. E poi abbiamo un altro pezzo forte di questo tubo, che è il suo cap. Il cap è bellissimo, poi andremo a provarlo, però completa, per quanto riguarda sicuramente l'estetica, questa opera d'arte, perché qui parliamo veramente di un'opera d'arte, non c'è altro da aggiungere. Bene, adesso vado a montarci su un bel gun, perché è stato proprio realizzato il cap per essere usato sul gun. Io posseggo il gun 1,5, quindi questo ci metto. Dopo lo proveremo sia con il cap originale che con il cap dedicato, che è veramente, ripeto, strepitoso. Inseriamo la sua batteria, tasto a pressione e il tubo già va.
togliendo il capo originale del Goon e mettendo il suo capo, guardate che cosa diventa. Ragazzi, è bellissimo, è strepitoso, non c'è altro da aggiungere. Eccolo qua il Gali con il suo cap, guardate che figata, questo veramente non è che ci dà di sua nonna, questo ci dà della sua nonna, della bisnonna, degli antenati, dei parenti, dei preistorici, dei dinosauri, di tutto, è una figata. Vi faccio vedere anche da vicino il logo Vapersmooth, cioè ragazzi non ho parole, quindi io non aggiungerei altro se non che una bella prova di svapo di quelle come si deve. Bene, cosa dici? Lo proviamo a questo Gali? Ma direi che dopo tutte queste considerazioni una svappatella io me la farei. Gli montiamo il Goon naturalmente, perché così dopo proviamo anche il suo cap dedicato, perché questo è fatto per il Goon, non è che si può usare su un altro atomizzatore. Vediamo come spinge questo Gali. Questo veramente spinge come il Frecciarossa Milano-Roma, questo ragazzi. Questo qui c'ha veramente, questo è un'alta velocità, cioè è proprio reattivo, come se c'è uno con un taser e ti tasera, che tu è wow, ah, bella cosa. Fammi provare. Ragazzi, è reattivissimo. Spinge come questo ci dà veramente di suo nome, caro Cesati. Un'altra categoria. Caro Cesati, hai fatto un altro tubo che spacca il culo ai passerotti. Ma andiamolo a provare con il suo cap. Guardate, cioè, io voglio dire, no? Un proiettile. Ti dà già l'idea della potenza, della velocità. Un proiettile dirompente che è. Proviamolo, bello, cioè così io lo userei sempre così. Bellissimo. Io lo userei sempre così, però dei gusti. Allora, il suo cap è figo, ma io personalmente, e ovviamente è sempre il mio parere personale, preferisco svapparlo con il cap del Goon 1.5 originale, con un bel chubby come questo. Sì. È un... Io lo sento meno aromatico, ma magari è una mia impressione. La mia papilla è un tipo diverso di, è di tiro. È proprio un tiro diverso. È figo. Cioè, così è lo completo. Cioè, non puoi non mettere. Cioè, se ci girassi, non lo metterei mai il cap. Cioè, lo farei solo di nascosto se di svapare col cap del Gali. Però in pubblico svaperei con il suo cap perché è una figata. Cioè, mostruosa. Cioè, guarda che è bello, molto bello. Beh, è bellissimo. Cioè. Ti dà anche un tono, vedi, cioè. Ma poi proprio lei ha una potenza che... No, è la reattività, quella è dovuta ai collegamenti in palladio che dicono essere il materiale più conduttivo del mondo. Vabbè, comunque ragazzi, rispetto a un altro tubo, cioè, vabbè, è un tubo, c'è la batteria, però raga, questo quando spingi arriva veramente sul binario 1, arriva sul binario 1 e l'Italo che cioè, se non ti sposti ti spettino. Infatti, ho perso tutti i capelli. Beh, detto questo, che voto diamo al Gali? Cioè, cosa gli dai? 9, almeno 9 gli devo dare, almeno. Cioè, non posso dargli meno di 9. Il 10 non lo do perché... Anche 9.5, io tra quelli che ho provato, sì, questo qua è sicuramente... È un 9.5, sì, comunque il voto a questo tubo è 9.5. Estetica, potenza, reattività, c'ha un po' tutto. C'ha tutto. Quindi voto del Gali 9.5. Se riuscite a prenderlo, prendetelo. Non so perché purtroppo è pochi ne fa, è giustamente perché prendere un prodotto esclusivo bisogna fare così. E hai fatto bene, perché questo è un pezzo da collezione che rimarrà nella storia dei tubi e dello svapo. Detto questo, noi vi salutiamo, come sempre, con un caloroso e soprattutto un vaporoso abbraccio. Ciao!